È appena terminato il primo tempo tra Napoli Shop e Faranduleri, risultato di parità in questo primo tempo, gara molto, davvero molto equilibrata. Andiamo a parlare con qualche elemento. Capitano Gillo, autore del gol del pari, partita abbastanza equilibrata, molto intensa. Cosa deve fare la squadra secondo te per vincere questa partita? Abbiamo iniziato un po'... Un poco in sordina, come dice il mio amico qua, Fummo. Però piano piano siamo cresciuti, ma dobbiamo solo andare in vantaggio. Oh no, Fummo, stai facendo? Un po' di stretching a fine primo tempo. Bocca al lupo per la ripresa. Una battuta al volo, cognome? Marino. Quella traversa grida vendetta. Vendetta proprio, sta ancora tremando. Vabbè dai, stiamo giocando bene. Dobbiamo mantenere solo un po' più la palla a terra e vediamo che riusciamo a vincere. Va bene, buon secondo tempo. Siamo nel post partita del match Faranduleri Napoli Shop 1926, gara terminata 9-4 per i ragazzi in maglia bianca. Siamo con i migliori in campo, Morgillo, autore di un poker di riti. Per gli avversari, Liberature, il migliore con una tripletta. Diciamo che ti sei salvato, ma oggi non la è squadra bastata. Non è bastata. La squadra diciamo esce un po' ridimensionata da questo scontro, ma c'erano tante assenze, come dicevi tu. Cioè, squadra principalmente tutta nuova, molte assenze, ma nonostante ciò non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto. È proprio questa la forza di questo gruppo, sì. Che nonostante noi eravamo tutti insieme, tutti titolari, fino all'ultimo abbiamo cercato di vincere questa partita, però purtroppo comunque sono stati bravi, ma noi molto sfortunati. Diciamo che la cosa da recuperare è assolutamente un portiere di ruolo. Assolutamente, purtroppo oggi senza un portiere di ruolo ci ha lasciato, il sostituto si è comportato bene, sì. Ha fatto il possibile, però il portiere titolare non c'era oggi, sì. Si è visto, però comunque noi non abbiamo scusanti principalmente, però siamo comportati lo stesso bene, bravi loro che hanno vinto comunque alla fine. Vabbè, dalla tua prestazione dal punto di vista individuale è stata una buona prova anche questa sera. Peccato. Grazie, però purtroppo non è bastata, ma cioè non serve il singolo in una squadra, ma tutto il gruppo alla fine. Io sì, avrò dato il massimo, ma non è bastato purtroppo. Va bene, Liberatore, vuoi fare un augurio per il proseguo del... Sì, speriamo di ritornare quelli della scorsa partita, bravi comunque ragazzi e complimenti all'avversario. Va bene, salutiamo. Adesso parliamo con il capitano, chiediamo la medaglia di migliore in campo. Grazie. Complimenti. Bella partita della tua squadra. È stata una gara equilibrata nel primo tempo, nel secondo tempo avete preso il largo e tu hai fatto 4 gol di cui un paio davvero di pregevole fatture, anche una sessione finale. È stata una prova davvero positiva tua e della squadra. Sì, diciamo che all'inizio dovevamo un poco carburare. Comunque loro giocavano bene la palla. All'inizio dovevamo in campo, poi nel secondo tempo alla lunga siamo usciti e per fortuna poi ovviamente quando il risultato si mette al sicuro le giocate riescono meglio, insomma, con più sicurezza. Diciamo che la tua squadra ha cominciato bene questo torneo, possiamo dire, dopo 3 giornate, se non sbaglio, 7 punti. 6 punti. 6 punti, quindi 2 vittorie ed una sconfitta. Dove pensi che può arrivare questa squadra, secondo te? Diciamo che già giocare 2 partite con le stesse persone, secondo me, è un grande risultato. Però questa qua, bene o male, siamo riusciti, per fortuna siamo tanti, quindi per fortuna abbiamo giocato bene lo stesso, pure senza i titolari, tra virgolette. E secondo me dovrebbero fare un po' di più per la squadra, questo è un messaggio che lancio. Sì, Halloween è importante per questo. Halloween, perché vogliono andare a ballare loro, questa maglia non la vogliono far sudare. Vabbè, poi ne parliamo. Va bene, una dedica particolare, non cito per questa. La dedico ai miei 30 anni che faccio domani, auguri, ma sono 18 sul campo per me, quindi. Me la dedico da solo. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.